Amici di Battista 70 Phone, abbiamo qui Moto Z Play, ultimo nato dalla casa cinese. È un smartphone, diciamo, medio di gamma da 499 euro, equipaggiato con Snapdragon 625, 3 GB di RAM, display AMOLED Full HD. Ha una cam posteriore da 16 megapixel, come possiamo vedere, con dual LED flash, dual tone. È Android Marshmallow e presto lo dovremo vedere anche da noi. L'interfaccia è una classica Android stock. Come possiamo vedere, abbiamo il fingerprint qui sul tasto home, che non è fisico, ma possiamo solo appoggiare un tasto, diciamo, touch. Devo dire che è molto bello, sottile, con vetro sia sul fronte che sul retro. Particolarità? Vabbè, la batteria è dichiarata per oltre 50 ore in stand-by. Quando l'avremo a casa avremo modo di provarla. Qui c'è un particolare modulo Hasselblad dal costo di 299 euro. Possiamo vedere, ha un'ottica con un zoom 10x zoom ottico e un flash allo xenon. Abbiamo controllato, i megapixel sono 12. Come vedete, si aggancia in maniera molto semplice. Andiamo ad agganciarlo. In questo momento il telefono prende l'ottica del modulo. Se noi, adesso tra un attimo andrà ad aprirsi, ok? Se noi facciamo questo gesto, lo zoom ottico esce completamente, come possiamo vedere. Qui poi abbiamo le varie impostazioni del modulo: colore bianco e nero, colore con RAW, automatico, sport, night portrait, backlight, night landscape e landscape. Possiamo vedere che lo zoom è veramente uno zoom ottico. Magari ci giriamo di lì, proviamo a riprendere qualcosa, andiamo a prendere la scritta, ok, rientriamo con questo. Come potete vedere, lo scatto è con uno zoom ottico 10x. Prova a zoomare. Lo vedete? E qui abbiamo poi il tastino per spegnere il modulo. Vedere, si stacca in maniera molto semplice e l'aggancio è altrettanto semplice. Ok, dai, speriamo di averlo presto a casa e di poterlo vedere all'opera. Un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70.